della Questura di Roma, nei sottopassi di alcune delle principali metropolitane della capitale. Al lavoro le volanti dei commissariati di zona, della Polfer e le unità cinofile antidroga. 12 gli arresti, 3 le denunce, 800 le persone identificate. La cronaca della giornata nel nostro servizio. 12 arresti e 3 denunce nelle ultime ore. Questo è il bilancio dell'operazione condotta dalla Questura di Roma nei sottopassi della metropolitana Termini, Tuscolana, Anagnina e Trastevere. Una serie di blitz portati avanti dalle volanti, dai commissariati di zona e dalla Polfer con l'aiuto delle unità cinofile antidroga. 800 le persone identificate, tra queste 73 cittadini extracomunitari sono stati trovati senza documenti in regola. Al termine dell'operazione 51 stranieri hanno ricevuto il provvedimento di espulsione del territorio nazionale. Durante i controlli nei sotterranei della stazione Termini gli agenti hanno arrestato 4 persone. 2 uomini sono stati bloccati perché trovati in possesso di droga. Quando il cane antidroga ha affiutato la presenza di sostanze stupefacenti, i due hanno spontaneamente consegnato 12 dosi di hashish e 5 grammi di cocaina. Lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato sono le accuse che hanno portato in manette un italiano e un romeno fermati all'interno della stazione Tiburtina, che nel corso dei controlli hanno reagito provocando lesioni agli agenti e danneggiando l'auto di servizio. I controlli proseguiranno nel corso delle prossime settimane. Ore contate per... Psia. Operazione della Questura di Roma nei sottopassi della metropolitana Termini, Tuscolana, Anagnina e Trastevere. Una serie di blitz condotti dalle volanti, dai commissariati di zona e dalla Polfer con l'aiuto delle unità cinofili antidroga che hanno portato a 12 arresti e 3 denunce. 800 le persone identificate, tra queste 73 cittadini extracomunitari trovati senza documenti in regola. Al termine dell'operazione 51 stranieri hanno ricevuto il provvedimento di espulsione.